disability manager, una figura di cui si è parlato molto anche in campagna elettorale, se ne parla molto in Italia, ma che cos'è questa figura? Fondamentalmente il disability manager è un facilitatore di reti, è una figura di supporto, che sta a diretto contatto con il sindaco, è una figura di supporto al sindaco per quanto riguarda tutte le problematiche relative a problemi sociosanitari, all'inclusione lavorativa, a problemi che riguardano anche il turismo, e a tutti i problemi che riguardano innanzitutto l'inclusione sociale. Inclusione sociale è una parola che è un po' troppo, diciamo, abusata, soprattutto da persone che non sanno nemmeno che cosa significa, ma in pratica l'inclusione sociale non è altro che la parola che serve a dire che la città è di tutti e nessuno deve essere escluso. L'Aquila è una città di tutti o esclude qualcuno? L'Aquila non è ancora una città per tutti, anzi, il sisma sotto questo aspetto potrebbe essere un elemento facilitatore per far sì che la città diventi una città accessibile per tutti. Perché, come sappiamo, la condizione di disabilità non è altro che una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. È l'ambiente che crea la disabilità, che l'amplifica oppure la può ridurre. Due persone che hanno la stessa disabilità, una che si trova in una città che la può in qualche maniera accogliere, lo può includere, ha una disabilità notevolmente ridotta rispetto a una persona che si trova in una città dove le barriere architettoniche sono soltanto di ostacolo. Lei aveva portato avanti una battaglia già da diversi anni, già negli anni passati, aveva fatto richiesta anche all'ufficio speciale per la ricostruzione. Sì, sono diversi anni che io ho avuto contatti con i vertici dell'OSRC, con l'Ufficio Speciale della Ricostruzione dei Comuni del Cratere, con i quali ho avuto diversi rapporti, diversi incontri. In uno di questi incontri siamo riusciti a fare anche dei corsi di formazione con la SIDIMA, che è la società che io rappresento qui all'Aquila, che è la Società Italiana Disability Manager, e con i tecnici, con gli ingegneri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Speciale, abbiamo organizzato dei corsi di formazione con il tema della Universal Design, ossia della progettazione accessibile. Però a seguito di questo corso di formazione doveva seguire la firma di un protocollo d'intesa con i vertici dell'Ufficio Speciale avevamo concordato si dovesse essere già stato firmato da diverso tempo. Serviva a far sì che nella ricostruzione, soprattutto nella ricostruzione pubblica, ci potesse essere una sorta di bollino di accessibilità che veniva dato dai tecnici della SIDIMA su tutte le ricostruzioni degli edifici pubblici, in maniera tale che si poteva avere una sorta di certificazione che quell'edificio era accessibile per tutti. Però purtroppo ad oggi questo protocollo d'intesa non so per quale motivo e non so se prima o poi verrà firmato, ma a tutt'oggi questo protocollo ancora non se ne vede nemmeno l'ombra. La mia disabilità risale a circa 30 anni fa. Quest'anno sono proprio 30 anni da quando fece un incidente con la moto. E devo dire che l'Aquila, sotto questo punto di vista, dal punto di vista dell'accessibilità, della fruibilità, non è migliorata molto, anzi, il terremoto ha contribuito più che altro ad accentuare questa barriera che si crea nell'accessibilità da parte delle persone con disabilità. Però questo terremoto potrebbe essere uno sprone, un tentativo dal quale poter ripartire per far sì che questi fondi che arrivano possano servire per renderla accessibile a tutti. E parlo non soltanto dei marciapiedi o della pavimentazione che a volte impedisce non soltanto alle carrozzine delle persone con disabilità, ma anche alle carrozzine dei bambini, una signora che ha un bambino, oppure un signore anziano che deve passare.
renderla una città inaccessibile significa anche limitare la propria libertà di queste persone di poter usufruire degli spazi della città stessa e di godere della città stessa.